Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con American Truck Simulator. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi con danni estremi al nostro tir. Ma non fa niente perché sono andato in officina a ripararlo. Un'altra cosa che ho fatto ragazzi, nelle opzioni ho modificato qualcosina. Allora, per il momento il cambio lo lascio così, poi farò dei vari tentativi. Ho modificato qualcosa qui nell'area del gameplay, perché ho aumentato l'intensità della frenata, visto che adesso abbiamo il nostro tir un po' tanto cazzuto e cattivo. Comunque, per quanto riguarda il limitatore di velocità, già non c'era. Il problema in questo caso è dato dal fatto che il nostro tir ha al massimo 10 marce, quindi supera un po' i 90, ma non più di tanto. Dobbiamo aspettare di arrivare al livello 2 per poter sbloccare un'altra trasmissione e acquistarla e montarla su questo tir. Comunque vedremo poi ragazzi se proseguire con questo tir o altro. Adesso facciamo qualche video così, magari con questa versione un po' modificata. Poi proveremo anche qualcosa di più di serie, tra virgolette. Cos'altro ho cambiato? Ho aggiunto, adesso vediamo se simulazione aria sistema frenante ho messo. Poi probabilità pioggia ho lasciato così. Vabbè, sostanzialmente ho aggiunto, ecco questo qui, rotazione visuale sterzata, cioè quando andiamo a sterzare la visuale punta a dove stiamo sterzando. Stessa cosa, rotazione visuale con indicatore di direzione, in modo tale che se noi mettiamo la freccia a sinistra il tipo si gira a sinistra. Lo possiamo fare magari quando ci avviciniamo ad un incrocio, guardiamo a destra e a sinistra, vabbè, mettendo le frecce per un momento e poi togliendole dovrebbe ritornare dove era prima. Questo in modo tale da evitarmi di utilizzare il mouse, poi vedrò se trovo qualcosa di più utile. Comunque possiamo andare a fare i nostri viaggi. Proviamo a fare un lavoro autonomo. Qui dobbiamo tenere ben conto il fatto che noi siamo qui a San Francisco, quindi dobbiamo vedere anche prima cosa dove dobbiamo andare a prenderci il carico. Bulldozer da 46.000 libbre, vediamo dove si trova. Da Santa Cruz a Sacramento, quindi ce lo dobbiamo andare a prendere a Santa Cruz, che è qui. Non è propriamente vicino. C'è qualcosa che è direttamente qui a San Francisco? Prendiamo qualcuno che parte da San Francisco e va da qualche altra parte, che ci dà magari un po' più di soldi, così siamo un po' più vicini, che dite? Ecco questo qui da San Francisco ci dà un po' meno, però almeno partiamo dalle nostre parti. Ci dobbiamo fare un po' più di strada. 43.000 libre, io direi che possiamo accettare questo qui, che dite? Imposta destinazione con GPS, sì, perché dobbiamo giustamente arrivare qui. Consegna prevista martedì. Oggi è martedì. No, non ce la faccio. No che non ce la faccio. Tra martedì e 9.43. Non lo so, ci proviamo. Ci proviamo ragazzi, non so se ce la facciamo. Occhio. Vabbè, quindi di conseguenza possiamo partire direttamente con la decima. Quindi ok. Quindi vedete adesso il parte i danni sterzando la nostra visuale. Possiamo andare sia a destra che a sinistra? Sì, non è che il massimo, però diamo un'occhiata così vediamo un pochino. Occhio, togli la freccia, se no non vediamo un cazzo. Per il momento provo così, poi vediamo se ce la facciamo o meno. In questo caso, come detto, è lavoro autonomo, quindi dobbiamo andare prima cosa a prenderci il carico. Dai che ce la facciamo. Che cazzo. Aspetta, spegni i cristalli. Non ce l'abbiamo fatta. Comunque, come vedete, arriviamo a 94 miglia, ma abbiamo raggiunto il limitatore dal punto di vista dei giri motore. Quindi la prossima cosa che dobbiamo fare è comprarci un cambio con più rapporti. Sì, adesso è diventato praticamente un monomarcio. Magari facciamo dalla settima alla decima, così. Tanto ce la fa questo camion così truccato da panico. Ci stiamo. Oppela, oppela, è verde, è verde. Vabbè, qui a San Francisco se non si salta. No, cazzo! Ok, si salta, ma si fa anche danno. Scusate, scusate. Panico. È stato il coso del tram che ci ha fatto inchiappettare qua. Dimmi che ce la facciamo ad arrivare a prendere il carico, perché sennò. Dai, sti semafori. Dai. Che ci abbiamo fretta qua. Cazzo. Vaccatro, vabbè, a sto punto ci abbiamo preso la multa. Ma sì, perché andiamo troppo sportiveggianti, quindi andiamo un po' più piano qua. Vediamo
sempre di decimo. Aspettate, vediamo se riusciamo ad avvicinarci pian piano al semaforo. Dai, dai. Su, che il nostro camionista è in trepidante attesa. Grande così. Sì, che cazzo, tutti rossi stiamo a prendere, ma scusate. Naturalmente ci ha indicato che non possiamo fare inversione a U, ma don't worry, se si presenterà occasione magari ci toccherà fare la frena, frena, grandissimo. Ci abbiamo fatta così, senza inchiodata. Mettiamo la freccia. Ci stiamo noi, giovane. No, è colpa sua, è colpa sua. Però scusate, ma non ci ripara il tiro. Cioè, non ci ripara, nel senso, quando noi danneggiamo qualcuno ci fa una multa, ma se gli altri danneggiano noi, sti cazzi. Guasto al motore. Ma come guasto al motore? Ma adesso sono stato in officina, cazzo. Allora, in linea teorica, a destra, come qualcuno di voi mi diceva, possiamo girare anche se è rosso. L'importante è che non viene nessuno. Non è vero, ma non è vero. A ritoglia la freccia. Cazzo. Aspetta, sta visuale non mi sta a far capire un cazzo, però, eh. Togliete dai coglioni. Togliamo la freccia. Ricentra la visuale, ok. Vabbè, già abbiamo perso tutto il possibile guadagno, eventualmente. Siamo, vabbè, a 33.000 dollari perché abbiamo chiesto un prestito. È da queste parti sto cazzo di carico che ci dobbiamo prendere? Siamo sicuri che a destra... No, ok, adesso andiamo. Da freccia. Togli la freccia, togli la freccia, togli... Sta cazzo di freccia. Salve, sono qui per il carico. È quello? Premi il tasto seguente per vedere le nostre offerte di lavoro, vai. Cioè, da San Francisco, ok. Ci paga 22 dollari al miglio, va bene. Accetto, accetto. Modo carico. Il semirimorchio è al punto. Procede all'area di... Sulla bandiera verde sulla mappa. Aspetta, è questa la bandiera verde. Un momento. Qua dobbiamo fare un po' di manovre. Abbiate pazienza. Piano. Sì, perché adesso con sto motore è anche difficile riuscire a non fare danni. Un momento che non vedo un cazzo. Avviciniamoci in questo modo. Forse ce la facciamo. Guardiamo un po' gli specchietti un po'. Ok, ce l'abbiamo fatta. Preso. Bene. Andiamo, va. Con cattiveria e sportiveggianza, eh. Metta la freccia. Piano. Ma c'abbiamo pure il rimorchio. Piano, piano. Togli la freccia. Vai così. Dobbiamo farci 224 miglia, ma con questo bolide sarà un attimo. Dai, è così. Almeno guadagniamo un po' di soldoni. Frena. Dai che siamo pronti. Vai così, con cattiveria. Allora, cerco, ragazzi, magari calcolando che dobbiamo ridare un sacco di soldi alla banca, magari cerco di fare meno danni possibili. Ci dobbiamo anche riposare perché, come vedete, il segnalino lì tra la mail e la benzina è blu, ma sta iniziando a riempirsi, perché dovrebbe essere tutto bianco quando siamo riposati. Mi riposerò eventualmente quando abbiamo finito il lavoro, perché altrimenti perdo ore preziose. Per quanto riguarda l'oscillazione della visuale, non lo so, io adesso proverò un pochino a vedere come mi ci trovo, perché in alcuni casi aiuta, in altri potrebbe invece essere un po' più difficoltoso. Occhio che questa è la strada che abbiamo fatto l'altra volta, dove ci siamo cappottati, quindi. E adesso siamo anche più sportiveggianti. L'importante è non prendere multe. Fate la pesca. Ma non abbiamo un navigatore che ci dice dove stanno gli autovelox? No? Sarebbe utile. Perché il limite qui è 55. Aspetta, aspetta, panico. No, però avevamo fatto un'ottima... Ci abbiamo ancora attaccato il rimorchio? Sì. Non è stata colpa mia, è stata colpa del dosso. Cioè, noi andavamo ad una velocità medio
medio nella norma, non è vero, perché eravamo a 90 sulle 55 di limite. E che si è imbarcato. Non è successo quasi niente, dai. Il carico come sta messo? Non lo sapremo fin quando non arriviamo, perché adesso mi distraggo a vedere come stiamo messi. Collega. Andiamo. Dai che siamo lavoratori indipendenti. Certo abbiamo un po' di debiti con le banche, però questi sono dettagli. Tutto si risolverà in un lieto fine, secondo me. La sportiveggiante SRL si riprenderà da questo momento di crisi per le strade della California con il nostro tir cazzuto e cattivo. Attenzione, prendi il cordolo. Vai così, occhi al tir. Piano. Io calcolo anche il rimorchio, quindi. Guarda questi che vanno con quanta poca sportiveggianza per le strade della California. Frena, che c'è la police. Il limite è 55, ce l'abbiamo fatta a inchiodare entro il limite. Adesso riprendiamo pian piano i giri. Siamo quasi arrivati a Santa Cruz. Ma questa qua davanti è un'altra volante. Sì, cazzo, quindi non possiamo fare troppo gli spavaldi. Vaffanculo, va. Dai, Su. Che qua c'è gente che deve lavorare. Mica possiamo andare a questa velocità poco sportiveggiante. Attenzione in curva. Volevo provare all'interno, ma poi prendiamo la freccia. Allora, buon uomo, occhio, che c'è il tir all'interno. Ma come limiti di velocità? Ma cazzo, ma andate a fanculo. Che poi ste cazzo di multe sono salate, puttana troia. Ma che cazzo è? Maledetti. Inchioda. Metta la freccia. Andiamo. Anche se è rosso, secondo me adesso funziona il fatto che girare a destra si può fare. Infatti stavolta è andata bene. Allora, qui a destra possiamo riparare il nostro tir. Io onestamente non mi fermerei perché Non vorrei perdere tempo. Ora. Una volta che abbiamo consegnato questo carico, magari vediamo se c'è qualche lavoro sempre indipendente qui, partendo dalla città di destinazione. A parte che manca ancora un bel po' ad arrivare, quindi dobbiamo. Aspetta, fermi tutti, c'è il tir. Devi dare la precedenza, fratello. Ti devi togliere dai coglioni. Comunque le multe secondo me ce le dà solo ed esclusivamente quando incontriamo la police, cioè se c'è la police nei dintorni. Penso, magari sta imboscata, classica police americana che si imbosca dietro i cartelloni sulle superstrade, un po' da film. E quindi noi con il nostro tir che va mille chilometri orari. Poi, oh, cazzo! Vabbè, ma sti altri tir pure che vanno con questa poca sportiveggianza. Aspettate, piano. Quindi, a conti fatti, siamo partiti che avevamo $33,000. Arriviamo che ne abbiamo molti meno. Il camion distrutto. Aspetta, quale curva dobbiamo fare con un po' meno sportiveggianza? Perché vabbè, adesso uso un po' queste marce. Naturalmente, marce abbastanza alte perché il nostro motore è cazzuto. Senza esagerare. Occhio al tir. Grande così. Poi il problema è che ci toccherà fare anche benzina e la paghiamo noi. Ma sì, perché almeno quando era lavoro dipendente, certo non avevamo un motore di questa potenza sotto il cofano, però attenzione, siamo arrivati in un'area industriale, ci sono altri tir che impallano la strada, noi dobbiamo andare dritti, quindi scusi fratello, ma io c'ho il tir cazzuto, che ne sai. Attenzione, proviamo. No, c'è un altro tir, fermi tutti, panico. C'è sul macello. Aspetta. Piano. Guarda questo che passa così con cattiveria. Aspettate che devo regolare. Non è facile regolare. Si sta appisolando il nostro pilota, come avete sentito. Vai così, metti la freccia e via. Abbiamo anche il motore un po' danneggiato, quindi non so se riusciamo. Aspetta che è rosso, inchioda, insinuati, grande così. Manca 70 miglia. Ne abbiamo percorse forse quasi, quante miglia erano? 2,20, una cosa del genere. Vabbè, siamo quasi arrivati, dai.
Poi toccherà riposarci in un'area di servizio. Dai con sto carretto, giovane, ma che cazzo è? Guarda sti giovani con sti tir. Ma datevi all'Ippica, guarda qua, sorpassi. Metà marcia. Sorpassi con cattiveria sui dossi. Tra l'altro ho preso anche inchioda. Cazzo, lunghi, lunghi. Veloce, veloce. Prima che arriva il tir. Come cazzo ci insinuiamo qua? Scusate, ma che cazzo di strade sono? È una parola qua. Ci entra? Aspetta, metto sul cordolo. Che dobbiamo far girare sto coso. Oh, guarda la costa della California. Noi giustamente col tir passiamo su questa stradina che non ho capito se è giusta, ma il navigatore ci dice che è questa, eh. Quindi, cazzo ne so, io mi insinuo. Un po' più piano magari perché stiamo andando un po' troppo sportiveggianti. Scusate, scusate, il navigatore mi ha detto di passare qui, quindi io vado. Piano qua, piano. Attenzione, questi curvoni aggressivi. Come detto, poi magari ci riposiamo, aggiustiamo il nostro tir. Ma perché mi sta facendo fare questa strada? Non c'era una cazzo di strada meno complicata? Non lo so. Spero che riusciremo a guadagnare qualcosino. Ma questo è il tir di prima, ma scusate. Ma vaffanculo, io faccio la strada che fa lui, ma che cazzo. Ma ci abbiamo il Tom Tom Tarocco. No, no, sti cazzi, io seguo la strada di quei. Ma ha fatto fare le strade. Sei molto stanco, dovresti trovare un parcheggio per riposare. Lascia fare, attenzione, si stanno chiudendo gli occhi. E vedi, la strada ci sta pure questa. Mi voleva far tagliare occhi alla police. 91, quanto era il limite? 55, vabbè, non c'è tutto niente, sti cazzi. Mi sembrava strano tutto quella. Tutta quella strada. Si è sfasciato il motore qua. Qua sto al motore, visita. Aia, aia. Piano, piano. Insinua. Dai che si raccende. Dai, vai, che non fa niente. Poi la visitiamo, una stazione di servizio. Scusate, c'ho fretta. Abbiate un attimo di pazienza. Freccia. Ok, con cattiveria. Aspettate, eh. Scusate. Qui c'è il benzinaio. Poi magari facciamo il pieno, non lo so. La prima cosa da fare è appisolarci da qualche parte. Possiamo farlo in quella stradina lì. Come vedete il navigatore ci dà un letto da un lato. Quindi magari ci fermiamo lì. Occhio. Occhio. Non ti appisolare, non ti appisolare, che ce la puoi fare. Togliti questo cazzo di furgoncino qua. Piano. Qua ci andiamo su due ruote. Penso che siamo arrivati in tempo, eh. Ora vediamo. Inchioda. Dove cazzo devo entrare? Aspetta che non vedo qua. Ok. Dai, è così. Giovane, te lo faccio semplice il parcheggio però, eh. Ci dà più esperienza, ma va bene. Se lo facciamo così, ma non mi sembra il caso. Facciamo semplice. 15 di esperienza, un po' pochino. Così invece. Guarda, te lo faccio difficile. Ci proviamo. Aspetta, eh. Cerchiamo di capire. Lo vuole in questo modo. Ah, cazzo, c'è l'altra. Vabbè, però se. Se ce la facciamo. Cazzo, ma me lo fa parcheggiare proprio di lato all'altro. Momento. Cerchiamo di organizzarci. Vedo un cazzo, però va bene. La vedo un po' difficile. Aspetta che non è un po' visuale perché no, così non ce la faremo mai. Dove cazzo devo mettere? Vai. Allora, momento, eh. Ma sì, piano piano ci proviamo a fare parcheggi, ragazzi, perché. Dobbiamo testare la nostra. Sì, stai calmo. So che c'è sonno. Sta cazzo di luce. Piano.
altro po'. Un po' meno. Ok. È un po' storto. Occhio al signore dietro che si sposta con cattiveria. Ci perdiamo un po' di tempo. Le manovre però è esperienza utile. Aspetta che mi si sta appisola il camionista. Poco avanti. Dai che è perfetto. Oh, che cazzo vuoi di più dalla vita? Là. Perfetto. Soddisfacente, ci ha dato in totale $5,000. 4,000 penalità per danneggiamento. Vabbè, comunque abbiamo fatto un bel po' di esperienza. Perfetto, perfetto. Non so quanto abbiamo speso con le multe, eccetera, eccetera. C'è da vedere qualcosina, effettivamente. Banca, scoperto, pagato. Vabbè, grazie, ho chiesto il prestito in banca, quindi è normale. Bene così, allora ragazzi, a questo punto direi che ci... Vabbè, a conti fatti forse qualcosina, poco poco abbiamo guadagnato. Io direi che ci possiamo vedere con il prossimo episodio di American Truck Simulator. Andremo sempre con le nostre offerte di lavoro. Adesso vediamo, lavoro autonomo, dove siamo piazzati adesso? A Oxnard, c'è qualcosa che parte da Oxnard? Sì. Questo da Oxnard a Fresno. Ci può stare, ci può stare. Almeno... Sì, guadagniamo... Vabbè, io metto sempre prezzo per distanza in modo tale che... Va bene, comunque io direi che ci può... Può andar bene così per il momento. Ci vediamo con il prossimo appuntamento. Allora con il nostro camionista psicopatico. Mi raccomando, come sempre, commentate. Fatemi sapere la vostra. Seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. E niente, ci vediamo al prossimo video di American Truck Simulator. Mi raccomando, fatemi sapere se vi sta piacendo questa seriona. Saluto a tutti da quel tale Ale.